Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video, primo appuntamento stagionale del Bar Sport in cui parlerò di tutte le partite della Serie A, eccetto quelle della Roma. Non sono ancora a casa mia, sono a casa della mia ragazza, sono in camera del fratello, per cui se vi interessa qui dietro sì, ci stanno i poster della Fiorentina, prima che me lo fate notare, lo so, sono in una casa, so cosa c'è dietro. A parte questo, partiamo subito a parlare delle partite, ma prima una piccola premessa. La serie in un minuto uscirà, sì, la seconda giornata uscirà, ma uscirà più o meno verso il 6, il 7 settembre, quando tornerò a casa mia, perché adesso non ho materiale per farla. Passiamo a parlare delle altre partite. Allora, Juventus-Lazio è la prima partita di cui dobbiamo necessariamente parlare. Ovviamente anche la prima partita in ordine cronologico. La Juventus ha vinto contro una buonissima Lazio, ha vinto di misure, sono contento perché la seconda partita consecutiva su due, è passato tipo un orco, che la Juventus vince di misura. È vero che ha affrontato Fiorentina e Lazio, che sono due buonissime squadre, però sono disposto anche a vedere la Juventus vincere tutte e 38 le partite, ma spero di vederle vincere sempre di misura, sempre combattute, perché vedere un campionato come la Bundesliga o la Liga, in cui il Barcellona vince 6-1, il Bayern Monaco, che ho visto venerdì, mi pare, giovedì, quando è stato, ragazzi, veramente una partita scandalosa, perché Werder Bremen ha vinto 6-0, il Bayern Monaco proprio annichilito, e giocavano così tanto per giocare, mi mette una tristezza infinita, quindi spero sempre di vedere partite equilibrate. La Lazio mi è piaciuta molto, devo fare i complimenti, e un romanista che fa i complimenti alla Lazio, ragazzi, è raro. Mi è piaciuta molto la Lazio perché mi è piaciuto molto soprattutto il centrale della Lazio, Bastos, preso dal Rostov per 6 milioni e mezzo, spesa importante per quanto riguarda Tare e Lotito, perché Tare quando mai vede 6 milioni e mezzo da Lotito, però a parte questo, spesa molto importante, e quindi è andata molto molto bene, ha giocato parecchio bene, quindi faccio i complimenti anche a questo nuovo acquisto, che con De Vrij potrebbe formare una buonissima coppia. Buono anche Lukaku, fratello fake di quel Lukaku riccio che per me è uno scarparo, comunque ha giocato bene Lukaku sulla fascia, potrebbe essere un ottimo acquisto, complimenti alla Lazio che se l'è giocata. La sera c'è stato Napoli-Milan, Napoli a me mi sembra un po' rincoglionito sinceramente, mi è sembrato rincoglionito alla prima, mi è sembrato rincoglionito alla seconda che si è fatto recuperare, poi ovviamente su due spunti vincenti appunto sono arrivato il vantaggio, il raddoppio sul 4-2, gran giocatore Milik, vabbè il primo gol nemmeno tra un po' è da contare, una scarpata, però comunque alla fine ragazzi è quello l'attaccante è quello che la butta dentro, quindi scarpata o non scarpata metti sempre un punto al tabellino, quindi complimenti, e poi il grandissimo gol di testa da centro avanti vero, di testa, fantastico all'incrocio, qui non ho nulla da dire, veramente grandissimo gol. Poi il Milan ha recuperato, ma era nell'aria perché il secondo tempo è stato tutto del Milan, e poi ovviamente il Napoli, Milan non ce l'ha fatta, è rimasto in 9, quasi in 8 per la cazzata di Romagnoli, e il Napoli alla fine ha fatto 4-2 e se l'è portata a casa. Napoli che lo vedo così e così, ve l'ho detto, lo vedo un po' rincoglionito, però anche l'anno scorso è partito malino, ora si può riprendere, cioè bisogna solamente vedere, bisogna stare tranquilli. Alle 6 ha giocato l'Inter, molti mi prenderanno per scemo, ma io continuo a dirlo ragazzi, vedo l'Inter come favorita per la Champions League dopo la Juventus, vedo veramente l'Inter perché gioca molto bene, con Mancini giocava come una squadra del merda ma faceva punti perché giocava col catenaccio e faceva qualche tiro e poi si chiudeva in difesa, invece con De Boer, come cazzo si dice, gioca veramente molto bene, ha un buon gioco, non finalizza, questo c'è da dirlo, ma andate a vedervi semplicemente gli highlights dell'Inter, Inter-Palermo, come potrete notare ha giocato solamente l'Inter, il Palermo ha fatto un tiro di Rispoli deviato che appunto è andato in rete, ma l'Inter aveva fatto insomma 21 tiri di cui molti in porta, ma vabbè più fuori perché se andavano molti in porta entravano perché posa perché un lava vetri, però a parte questo l'Inter ha giocato parecchio bene, per me quando ingranerà andrà veramente al top. Non mi è piaciuto Santon perché veramente lì è un citofono ragazzi, Santon non me l'aspettavo, io lo elogiavo tanto, dicevo Santon e Cricito fortissimi, come fai a perdere 200 volte Rispoli, me lo devi chiedere solamente tu me lo puoi spiegare, no me lo devi chiedere, me lo puoi spiegare. Palermo c'ha un buonissimo giocatore al centrocampo che è Gazzi, che è giovane, stavo a dire, che non è giovane per niente, che avrà tipo 35 anni, 32 anni, ma è esperto, è un faro, quindi potrebbe essere un uomo chiave per la stagione del Palermo. Niente, a proposito dei centrocampisti, con Ndombele così e così, luce e ombre, fatemi vedere quanto è che sto registrando, con Ndombele luce e ombre, se deve rifare quest'anno ragazzi, quest'anno deve essere il suo anno, vediamo un po' come va, perché l'anno scorso è stata investita una cifra importante per lui, la scorsa stagione era la prima e era diciamo abbastanza, sì vabbè dai è la prima se può fare, quest'anno deve fare bene punto e basta. Passiamo a parlare delle altre, Sassuolo, Sampdoria e Genoa che sono le altre tre capoliste, il Sassuolo ormai non lo è più, però la contiamo sempre come capolista per ora, visto che il Sassuolo poi ha fatto la richiesta per rifarsi dare i tre punti, ora vediamo un po', poi ne parleremo in un video a parte di Sassuolo Pescara 0-3, però in questo voglio parlare di Sassuolo Pescara
in cui ha vinto il Sassuolo, buonissima vittoria del Sassuolo, ovviamente ha giocato solo con Palermo e Pescara che non sono due squadroni, però ragazzi ha vinto. E poi Berardi è un grandissimo giocatore, io non me l'aspettavo assolutamente, perché l'anno scorso addirittura dicevo che era un fallimento perché doveva esplodere, invece poi faceva sempre schifo, non segnava, prendeva tanti rossi, quest'anno mi sembra più messo la testa a posto e stia giocando veramente con la testa veramente ben salda sul collo e molto molto bene, benissimo anche Consigli e Duncan. Il Sassuolo si sta formando una gran bella squadra, gioca bene anche il Pescara dopo il pareggio con il Napoli, ha giocato molto bene anche con il Sassuolo, quindi gli vado solamente i meriti di ciò che ha fatto. Anche la Sampdoria e il Genoa hanno vinto rispettivamente con Atalanta e Crotone. Per quanto riguarda la Sampdoria devo fare i complimenti a Muriel, che come con Berardi, anzi molto di più, perché Muriel per me mi sembrava proprio un bidone, invece potrebbe esplodere, ha giocato molto bene nella prima, la seconda e contro, ragazzi, contro l'Atalanta Muriel ha preso un palo, ha fatto un assist, ha guadagnato un rigore, c'era solo lui praticamente, non ha segnato ma ha fatto tutto quello che doveva fare. Invece devo dire un attimo una brutta cosa ai tifosi dell'Atalanta: a me mi sta un po' preoccupata questa cosa di Gasperini, perché Gasperini questa è la terza volta che si allontana da Genova come allenatore, le prime due è stato esonerato malamente, la ricorderete, una soprattutto quella con l'Inter, questa potrebbe essere la terza, spero per i tifosi bergamaschi di no, però comunque le prime due partite con due sconfitte, non brutte, però due sconfitte potrebbero far presagire male. Mo vediamo. Il Genoa invece ha vinto a Crotone, pavoloso, fantastico, ha giocato benissimo, si merita la convocazione di Ventura. Io ovviamente prendevo in giro tutti quelli che dicevano ma Pavoletti, ma Belotti, perché non parlavamo di Gesù. Comunque questo può essere l'anno dei due per la consacrazione. Benissimo il portiere del Crotone, Festa, ragazzi, tenetelo sott'occhio perché ha giocato molto bene, ovviamente tre gol ha presi perché comunque ha parato pure le madonne dei tifosi del Genoa, poi alla fine qualche gol lo prendi, mi ricorda un po' Perin nella stagione del Pescara, ovviamente se tenevano 148 tiri in porta, prima o poi qualche gol lo prendi. Per quanto riguarda Fiorentina-Chievo, partita devo dire noiosa, io sono stato allo stadio a vedere la Fiorentina, partita noiosa. Però comunque la Fiorentina l'ha vinta, punto esclamativo per Carlos Sanchez che oltre il gol ha fatto tutto lui, si scartava da solo, si lanciava e se la riprendeva, faceva il cross e colpiva di testa. Clamoroso, sembrava ci avesse il teletrasporto, ha giocato benissimo Carlos Sanchez, ma ha stupito anche Milic, è un acquisto della Fiorentina, hanno pagato tipo 2 cetrioli e 3 noccioline, però comunque ha giocato abbastanza bene, per essere stato pagato 2 cetrioli e 3 noccioline non c'è male. Non mi piace Lezzerini, ragazzi, lo devo dire, perché è la verità, dico quello che penso, Lezzerini per me non è da Fiorentina assolutamente, cioè, mi sembra veramente molto scarso nelle uscite, molti hanno fatto i complimenti, no, cioè ha fatto una parata coi piedi, ok, l'istinto perché un portiere sei, cioè se stai in porta nella Fiorentina sicuramente non sei me che sto a fare video, però comunque non mi è parso chissà che. Gli auguro il futuro migliore del mondo, gli auguro di diventare Neuer, però per ora a me non mi piace, giovane ma non giovanissimo, c'ha tipo 23 anni, quanti ce n'ha? Non mi sembra chissà che. Torino che vince 5-1 con il Bologna, benissimo Belotti che ha fatto una tripletta, se non sbaglio ne aveva fatto un altro contro il Milan, si è sbagliato però due rigori, si mette un attimo lì a provare i rigori in allenamento perché non si può vedere. Parte bene Baselli anche quest'anno, ma anche questa cosa è da vedere perché ogni anno Baselli le prime 5 partite sembra Gerrard, poi crolla miseramente, è da vedere. Bologna pessimo, ragazzi, Bologna veramente inguardabile oggi, deve stare attento pure il Bologna perché 5 pere così, proprio mala, Oikonomu sembrava un Saccardo dei tempi d'oro, non mi è piaciuto per niente. Intanto però il Torino, ragazzi, ha preso Hart, mi sono abbassato all'improvviso questa sedia, il Torino ha preso Hart, si è messo a posto in porta, poi farò un video anche in cui parlerò, penso, di Hart, ora vediamo. Comunque avendo preso Hart ha fatto un acquistone, per me ora si è messo a posto proprio in tutte le posizioni il Torino. Parliamo infine di Udinese-Empoli, per me uno sconto salvezza, le vedo male entrambe, diciamo che l'Udinese è stato più che altro salvato da Karnezis, l'Empoli non è stato salvato, l'Empoli è andato male. Comunque l'Empoli, se vi interessa, piccolo dato statistico, questa è la terza stagione, allora la prima con Reia, la seconda con Giampaolo, sì questa sarebbe la terza con Martuscell, la terza stagione, in tutte e tre le stagioni le prime due partite le ha perse, tutte e tre. Quindi poi si è salvato, quindi ancora è invalutabile. Però a me l'Empoli quest'anno non mi piace molto. Mo vediamo un po' come va. Comunque scontro salvezza l'ha vinto l'Udinese. Insomma, applausi a loro, che ve posso fare. Vi faccio l'applausi. Ora andremo a vedere come saranno importanti questi tre punti durante l'anno. Questo era il mio punto di vista per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A. Ovviamente se il video è piaciuto lasciate un mi piace, il video ha fatto cagare un dislike. Io vi chiedo scusa se parlo velocissimo, non ce la faccio più nemmeno io, ma parlare di 9 partite in 9 minuti e mezzo è veramente tanto. Vi ringrazio per la visione, buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.